caro Michi, grazie innanzitutto. Mi hai chiamato. Io mi rivolgo agli amici perché sono quelli ai quali ci si può rivolgere per avere una mano. Tu vivi la città sicuramente più di me, io sto chiuso in questa galera senza sbarre, il negozio è una galera, ma qui la città è morta. Allora ti chiedo, in virtù del lavoro che fai, di cercare di, se è possibile, di sensibilizzare un pochettino di più tutti i miei colleghi, i quali dovrebbero uscire dalla logica del proprio orticello e cominciare a sbraitare un pochettino. Non c'è più nessuno. Le pedonalizzazioni non si sa fino a che punto fanno bene o fanno male. Secondo me fanno più male, ma può darsi che facciano bene, ma almeno vediamo in che termini, in che misura hanno fatto bene, se hanno fatto bene. Dovrebbero fare allora, i servizi per dovrebbero le fare i servizi, dovrebbero fare i parcheggi, dovrebbero cercare di rendere più fruibile la viabilità, dovrebbero cercare anche di sensibilizzare un pochettino il corpo dei vigili urbani, così come non è possibile avere un pinturicchio come sindaco. Mi ricorda Agnelli quando additò Del Piero per pinturicchio, con la differenza che Del Piero faceva delle opere d'arte, calcisticamente parlando, riscuotendo il successo, gli applausi di migliaia di spettatori e milioni di telespettatori. Questo l'unica cosa che sa fare per far cassa sono le strisce blu, la ZSR. Adesso siamo arrivati a Via Napoli, il primo raccoglieva applausi, lui raccoglie bestemmie. Non si può sparare a zero e puntare il dito contro i commercianti che non sono stati aperti il giorno di Pasqua. E perché dovremmo stare aperti? Per fare il regalo all'Enel? Non si incassa più nulla. Cominciassero a stare aperti loro il giorno di Pasqua, vediamo. Qui in discussione sono sempre le domeniche dei commercianti, le domeniche della pubblica amministrazione, le domeniche dei dipendenti in genere, non sono mai da mettersi in discussione. Aprissero anche loro. Un'ultima cosa, Elio. C'è la polemica con Via Argiro e Via Sparano. Le griff, le grandi griff pagano l'ira di Dio. Chi vuole aprire un negozio in Via Sparano, ho sentito parlare di cifre di intorno dai 3 alle 500.000 euro, eccetera. Anche nello stesso centro murattiano, no? C'è una disparità di rapporto con queste due strade. Le iniziative che si fanno soltanto lì, per non parlare poi delle periferie. Allora qualcuno ipotizzava, dice, bisognerebbe settorializzare i vari quartieri per generi, dando un'attraenza alla città. Là è tutto artigianato, là è tutto, che ne so, oro e argenteria, là è... Tu che cosa ne pensi? Questa è una storia vecchia, io ricordo già da molti anni, da quando c'era Emiliano, ma più ancora di Carmine a Brescia, si è sempre parlato del salotto buono. Una volta in una lettera alla Gazzetta, in qualità anche di socio di un'associazione di commercianti, facevamo notare come non era il caso di preoccuparsi sempre del salotto buono e di dimenticarsi del tinello e della camera da letto, insomma. Qui si punta si è sempre puntato solamente al cosiddetto salotto buono, che poi è l'unica strada che ha subito dei restyling nel corso degli anni, bene o male, le palme, prima ancora delle palme la chiusura del traffico, anche se mostra questo altro progetto. Adesso c'è questo progetto che tende come al solito a, se vogliamo, valorizzare il nulla. Io non capisco perché si leghi il concetto di una strada bella come punto di partenza per far rinascere il commercio, non il contrario. Tu vai in Via dei Condotti a Roma, che ci sta un marciapiede di 30 cm e il bitume a terra, non c'è nulla. O vai in Via del Corso a Roma, cosa ci sta? O in Via Margotti, cosa ci sta? O in Via Monte Napoleone a Milano, che cosa ci sta? Ci stanno le piante, quali? Delle piantine che non esci commercianti. Non c'è niente di tutto questo. C'è questa concezione del restyling della strada bella, perché grazie a quel restyling c'è la rinascita del commercio a Bari. Noi abbiamo sentito un grido di dolore di alcuni commercianti che dicono noi chiudiamo, noi chiudiamo. Voi invece... Addirittura avete lasciato la struttura, che pure era considerevole, quella d'angolo con via Beatillo e Piazza Umberto di Gemelli, e avete preso una struttura prestigiosa, Roche Beaubois. Ovvio, stiamo soffrendo, ma dobbiamo pure superarlo questo momento. Non possiamo starci a piangere addosso, qui bisogna reagire. Reagire significa offrire dei prodotti sempre di qualità, dei prodotti di gusto, far venire la gente a Bari, creare dei servizi, far sì che la gente torni a Bari a comprare, perché senza offesa a tutte le province che abbiamo intorno,
Bari rimane sempre la capitale, ecco, della Puglia. Ecco, questo è il problema. Quindi, ho letto sui giornali locali il grido di dolore sempre dei commercianti che dove, per esempio, dicevano che a Pasqua è stato un fallimento, perché Bari non è una città attraente turisticamente, mentre Lecce, bla bla bla. Ma se vogliamo non lo è mai stato Bari una città turisticamente attraente. Bari è stata una città commerciale, una città che comunque ha ospitato sempre la gente che veniva da fuori a livello commercio. Bisogna dare i servizi, che possono essere i parcheggi, che possono essere, che ti devo dire, qualche evento di troppo, farlo più spesso, creare qualcosa che la gente trova interesse a venire a Bari. Il mondo è cambiato il modo di fare commercio, è cambiato il nostro lavoro, è cambiato tutto. Adesso ci sono le vendite online, che la gente non entra più nei negozi perché magari si collega a internet e ti chiede quello della porta accanto, mi mandi il pantalone che non mi posso muovere, e tu prendi e lo devi consegnare. Cioè, è cambiato tutto. Oggi bisogna parlare di globalizzazione totale. Oggi il mio cliente può essere quello che sta negli Stati Uniti, quello che sta in Giappone, come mi è capitato di spedire delle scarpe in Giappone, delle scarpe a Stoccarda, cioè mi è capitato di fare tutto questo, ma per via proprio del cambiamento radicale che c'è nel commercio. O uno si adegua oppure rimane a casa. Sono qui nel Gotha del commercio barese, Palazzo Mincuzzi, con Pasquale De Napoli. Pasquale, ecco, abbiamo avuto sollecitazioni per parlare del commercio. Questo è il Gotha del commercio barese. Vorrei sapere, dalla tua angolazione, da chi vive questa realtà di prestigio, come vedi la situazione del commercio di questa città? Qualsiasi prodotto che tu trovi a Bari, lo trovi in tutti i posti della provincia, dove per noi il vero turista è la provincia, perché tu, come sai, Bari non è una città turistica, Lecce, il nome è città. Lecce può essere turista fino a un certo punto. Bari è sempre una grande città commerciale dove abbiamo di tutto. Purtroppo questi ultimi tempi, un po' l'economia, Pasqua viene ad aprile o una volta a marzo, e allora i conti li facciamo a fine aprile. Allora a fine aprile possiamo dire se la Pasqua è stata buona o meno. Non c'è attrazione per il turista. Cosa deve venire a fare il turista? Abbiamo solo San Nicola, il Petruzzelli, Castello Svevo. E poi non abbiamo altro. Abbiamo un bellissimo lungomare abbandonato. Non abbiamo posti macchina, perché questo è il servizio che tu dai a chi deve venire da fuori. Se non trovi posto macchina, i servizi nostri, mi devi dire quali sono. Tu fossi assessore al commercio, cosa faresti? La cosa principale è il parcheggio. Solo quello ci manca a noi. Perché se noi non abbiamo un'attrazione di spettacoli, un'attrazione di comodità nel venire in centro. Di immagine di Firenze, Venezia, non è che siamo noi questa città. Allora vengono a Bari perché sono le grandi firme, dove ci sono in tutto il mondo, pertanto a Bari devono venire le persone, ma se non hanno il parcheggio, come fanno a venire? Qual è il problema di questa città, che pure vive, è la storia del commercio, no? Ha eletto sindaci come Farace, voi commercianti eravate un tempo i nobili della città, oggi invece è un settore che sta andando malissimo. Ma è una città che in questo momento ha un deficit culturale molto alto. Non ci sono stati, secondo me, i ricambi qualitativi, culturali per la direzione della città. Ci mancano, è stata svuotata nel tempo degli interessi, cioè se consideri cos'erano via Melo e via Argiro come i grossisti, quindi l'affluenza di pubblico che quegli interessi economici avevano sulla città. Quello svuotamento di contenuti non è stato bilanciato da un riempimento di contenuti, cioè non si è previsto, secondo me, la crescita culturale della città, un flusso turistico di ricambio che portasse nuova linfa
all'economia e alla cultura della città. Ma perché non vengono più dalla provincia? Ma credo che il sistema economico sia mutato comunque, cioè siamo in presenza anche di una crisi economica che sta mutando la genetica del sistema commerciale. È evidente che se noi dobbiamo basarci su una nuova clientela, la nuova clientela deve arrivare da Stoccolma o da Copenaghen o da altri posti. Quindi presuppone che questo afflusso abbia un'accoglienza e abbia un punto di riferimento culturale che non ha. Cioè, adesso faccio un esempio banale. Io e mia moglie eravamo all'Hofburg a Vienna il giorno 29, che è il Palazzo Reale di Vienna. La guida turistica ci ha chiesto scusa perché c'era una grossa affluenza di pubblico e quindi non riuscivamo ad avere la giusta disponibilità. Mi ha detto che il giorno prima l'Hofburg aveva avuto un incasso pari a 50.000 euro, più aggiungere la caffetteria e il gift shop. Questo significa un incasso di circa 70.000 euro in un solo giorno. Lo spalmi per tutto il periodo natalizio e di Capodanno, ti rendi conto di come una cultura turistica abbia un'imponenza economica sulla città. Lo stesso periodo io vorrei sapere la Reggia di Caserta quanto ha incassato il Castello Svevo e quanto ha incassato Castel del Monte.